Che siete all'ascolto, un caro saluto da Fabrizio Gagnor che vi parla dal Cufrat insieme con coloro che sono presenti qui con me in studio questa sera. Il tema di questa sera è il seguente: che cos'è la fobia sociale? Fobia, paura, no? Avete presente, fobia. Che cosa è la paura nella relazione con gli altri, nei rapporti con gli altri? Anche di questo argomento parliamo, come stiamo facendo da diverso tempo in queste trasmissioni, sapete? Cercavo che non va. Ecco, adesso magari facciamo una pausa perché mi dicono che c'è un problema sul collegamento. Sì, scusate cari amici, un problema tecnico. Vi stavo dicendo che ci occupiamo questa sera di che cosa è, cosa sia la fobia sociale. Ne parliamo con due psicologhe, la dottoressa Agostino Romina, psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Francesca Minetti. Io vi presento questa tematica che vi stavo dicendo quando c'è stata interruzione del collegamento, che rientra all'interno di una panoramica di quelli che sono i problemi frequenti che si incontrano nella relazione umana con gli altri. E anche questa sera, per quanto riguarda questo settore, cerchiamo di approfondire alcune tematiche. Che cos'è intanto la fobia sociale? Poi vedremo come si manifesta. Il terzo punto, come capire se si soffre di fobia sociale. Proveremo, come quarto punto, a osservare quali siano le cause. Quinto punto, quali sono le conseguenze. E poi i differenti tipi di trattamento. Vedete, ci sono tanti punti da trattare. Dopo che io vi presento l'argomento, c'è spazio per la contestualizzazione, cioè inserire proprio nell'esperienza diretta, clinica. Saranno le nostre psicologhe che ci parlano di come si sta accanto a chi vive questo disturbo di paura di affrontare le situazioni della vita e la relazione con gli altri. Soprattutto quando questo disturbo scatena nella persona, proprio per la paura che ci sta alla base, scatena il bisogno di cercare di medicarsi da soli, sbagliando, fare dei tentativi di protezione usando sostanze, riempiendosi di qualche cosa, anche di comportamenti di dipendenza e di disagio, per cercare di mettere un po' a tacere questo malessere che si vive interiormente. Dopo abbiamo con noi il signor Marco che ci parlerà della propria esperienza proprio legata a questo tipo di situazioni e alla paura anche di mettersi in gioco. Vedete che anche il fatto stesso di accettare di parlare alla radio è già un passo avanti, perché vedete che per tutti è così. Parlare di sé, fare questo servizio è un dono grande che si fa agli altri, però è già un passo avanti dove bisogna aver avuto la disponibilità a elaborare, aver fatto un po' pace con i propri problemi, le situazioni che sono accadute. E proprio perché si è fatta un po' pace, le si può anche tirare fuori e dire. Prima, finché non si è fatta pace, non si ha tanto il coraggio di dirle queste cose. Ecco. E poi ascoltiamo i vostri interventi telefonici. Ma fin d'ora, cari ascoltatori, vi ricordo che potete fare i vostri interventi, i vostri commenti, con i vostri SMS. Il numero di telefono per i vostri messaggi, 331-7914523. E potete scrivere sia riguardo della presente trasmissione che riguardo gli argomenti che sono stati trattati nelle trasmissioni precedenti al numero 331
7914523 è il numero di Radio Mater proprio per i vostri messaggi, oppure col computer diretta@radiomater.org. Allora iniziamo. Che cos'è la fobia sociale? Ecco, lo dice già un po' la parola, la paura di stare in mezzo agli altri a reggere una relazione con gli altri, è un disturbo d'ansia. Ma perché c'è questa paura? Per la paura di essere giudicati male, giudicati negativamente. Quando? Ma quando si è in mezzo agli altri bisogna avere un ruolo, una relazione con gli altri, e quindi anche tante volte quando si sta facendo un'attività che riguarda qualche cosa con gli altri, non il fatto stesso di esserci, ma se devi parlare, se devi intervenire, no? Qual è la paura, questa fobia? È la paura di dire o di fare delle cose che mettono a disagio. Quindi essere giudicati negativamente, vi dicevo, cosa vuol dire essere giudicati negativamente? Essere giudicati una persona ansiosa, oppure impacciati, paura che gli altri ridano di te, paura che gli altri ritengano che sei una persona da poco, scuotere la testa, o una persona debole, o quello che dice sono tutte stupidaggini, no? Allora, tante volte le persone che soffrono di questa fragilità scatta dentro di loro un grande disagio. Quando è che si manifesta la fobia sociale? Solo in alcune situazioni sociali, allora si parla di fobia sociale specifica, no? Alcune persone, facciamo l'esempio, soltanto quando devono parlare in pubblico, è molto diffusa questa situazione, oppure nella maggior parte delle situazioni in cui si ha un contatto con gli altri. Che cosa fa la persona per cercare di reagire? Immaginatevelo voi, cari ascoltatori, cosa fa uno che dice aiuto, aiuto, qui mi mettono in mezzo, mi giudicano male, cosa farà? Cercherà di evitare le situazioni sociali. Ma quando è costretto a partecipare, che fa? Allora, proprio perché ha paura che gli altri lo giudichino male, comincia già prima a essere imbarazzato, impacciato, un po' affaticato, vorrebbe scappare dalla situazione, no, non ce la posso fare, ecco. È molto comune questo disturbo, ma gli studi dicono che colpisce tra il 3 e il 5% della popolazione generale. E trovate questo studio pubblicato proprio oggi sul nostro sito www.alcolnews.it. Chi soffre di fobia sociale, andiamo avanti nel ragionamento, è difficile che chieda aiuto a qualche specialista. Perché? Secondo voi perché? Perché si vergogna di andare a dire anche allo specialista, io ho paura anche di andare dallo specialista, pensate che cosa succede. Sottovaluta il suo problema, dice che tanto è un qualcosa di passeggero, lui ci uscirà. Quando è che si manifesta il problema della fobia sociale? Questo studio ci dice che si manifesta, compare nell'adolescenza. Come? Gradualmente? Ma che? Questo studio ci dice che può manifestarsi anche in modo brusco. Intorno ai 15 anni, che cos'è che lo ha scatenato? Sovente l'adolescente ha avuto un'infanzia caratterizzata da timidezza, inibizione, e poi potremmo dilungarci su chiederci che cos'è che inibisce la vita di un bambino, e magari di questo ci parleranno le nostre psicologhe presenti in studio questa sera. Ma il fatto è che questi eventi che sono accaduti e che hanno inibito la buona relazione all'interno della vita di un bambino,
e che hanno scatenato una situazione di difficoltà di relazione, quindi di timidezza, non se ne vanno via, anche se il bambino non si accorge che ci siano, si depositano in quello che definiamo così per capirci il nostro inconscio, ma appena appena si crea un evento che va a scatenare quello che noi abbiamo dentro, quei meccanismi di difesa che avevamo buttato dentro, rimosso nel nostro inconscio, si scatenano subito e noi non ci accorgiamo neanche perché in quel momento diventiamo, senza apparente motivo, come viene detto questa sera, nel caso di questa sera, un fobico sociale. E siamo già arrivati perciò al secondo punto, come si manifesta? Si manifesta con il fatto che la persona prova un'ansia forte, persistente. Abbiamo detto prima, quando si trova a svolgere attività in presenza di altre persone, pensate che ci sono di quelli che fanno fatica anche a guidare la macchina se c'è una persona di fianco. Se poi quella persona è, come tanti sapete bene, frena, stai attento, guarda cosa succede di lì. Se una persona è già un minimo predisposta, dice allora io scendo, fai che guidare tu. Magari tante persone che siete all'ascolto sapete bene di aver vissuto. Non so da che parte della macchina stavate, se dalla parte del guidatore o dall'altra, vero? Ma magari vi siete trovati in condizioni di magari condizionare altri e creargli una ansia eccessiva, invece di lasciarlo guidare tranquillo, no? Ma la persona che soffre di questa fobia sociale teme, vi ho detto prima, di fare brutta figura. Crede di non essere in grado di contenere le proprie emozioni di paura, di vergogna. Cosa sta pensando quella persona? Che gli altri se ne accorgono. Vedete che si innescano un altro problema. Vi dicevo, prima lui dice io non ce la posso fare, ma poi dice ma gli altri se ne accorgono, mi giudicheranno male. Allora stiamo cercando di fare chiarezza, no? Allora penserà che gli altri lo dirideranno, o gli altri, gli farò pena agli altri. Paura di essere giudicati negativamente. Cosa accade? Vi dicevo, evidenti sintomi d'ansia. Quali possono essere? Facciamo un elenco. Palpitazioni. Le mani che tremano, le gambe che tremano. Oppure cose tanto frequenti, uno comincia a sudare, ma alcuni arrossiscono, o malessere gastrointestinale, diarrea, tensione muscolare, confusione. Vedete che c'è un crescendo poi in fondo di situazioni. Talvolta addirittura attacchi di panico. Ecco, la paura che gli altri se ne accorgono, dei sintomi ansiosi. Andiamo avanti sempre sullo stesso ragionamento, quindi quella persona dice mi stanno tremando le mani, ma gli altri vedono che mi tremano le mani, allora cosa potete immaginare che succeda? Li tremeranno ancora di più, no? Quali sono le reazioni tipiche della vergogna? Vi dicevo, quando una persona è tutto vergognato, vi dicevo prima, rosso in viso, postura dimessa, cerca di sfuggire allo sguardo degli altri. Sapete quando uno sprofonda sulla sedia? Vi ricordate, adesso faccio così tanto per non essere troppo pesanti, vi ricordate alle interrogazioni, magari qualcuno si ricorda quando non avevi studiato niente e allora cominciavi a sprofondare nella sedia, il professore capiva proprio che tu non avevi studiato e ti chiamava proprio per quello. Dicevi, ah, sempre solo quando non ho studiato becca me. E no, è proprio perché la somatizzazione indicava all'insegnante che tu non avevi studiato. No, così, andiamo avanti. Cos'è che temono coloro che vivono la fobia sociale? E temono le occasioni di festa dove si è in mezzo agli altri e dicono qui mi giudicano tutti, invece, ma gli altri neanche pensano un po' a te, e invece no, quella persona pensa che tutti lo guardano, e dovremmo avere attenzione, se ci sarà il tempo lo faremo e le nostre ospiti ce lo spiegheranno, di distinguere da tante altre situazioni
patologiche di cui già abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti, perché poi si rischia anche di fare confusione. Però fatto sta che le persone temono riunioni di lavoro, ma anche dover l'ansia da prestazione, dover usare una macchina, ma anche soltanto il computer, quando gli altri ti guardano. Non vi è mai capitato? Magari tu scrivi normalmente, vai avanti bene, ma se ci sono tre persone che ti stanno guardando mentre tu stai lavorando, improvvisamente non sei più capace a fare niente, perché pensi che ti giudicano. Magari non lo pensi, ma dentro di te quella situazione c'è. Vi dicevo, ansia anticipatoria. Qui mi giudicheranno tutti, qui mi giudicheranno tutti. Poni in atto una situazione fisica, somatica, al punto tale che provochi quello che tu temevi. Gli altri non ti calcolavano proprio, ma alla fine hai cominciato a diventare tutto rosso, hai cominciato a sudare, hai avuto tutto questo atteggiamento che per forza che ti sei fatto notare, anche se gli altri non volevano guardarti. Talvolta l'ansia può diventare così intensa che veramente ostacola la persona nel suo lavoro, nelle riunioni. Uno doveva parlare, quando è da solo parla benissimo, ma quando è davanti agli altri non sa più parlare. Un conto è parlare in pubblico, si capisce, magari senza leggere, cioè senza la traccia. Però magari qualcuno, tanto per ritornare all'esempio di prima, si ricorda di certe interrogazioni, no? Eppure lo sapevo, no? Pensate un po', anche tanti bambini, tanti anni fa si diceva, sentivamo, no? Ce l'avevo sulla punta della lingua, adesso non so più dire niente, no? Non sa più, ho il vuoto, panico. Pensate, che succede anche tante persone, esami universitari, impegnativi, arrivi lì, eri pronto, eri preparato, eppure... perciò prestazioni scadenti, vedete, è come un circolo vizioso che si autoalimenta, l'ansia anticipatoria, si autoalimenta. Che cosa succede? Si arriva alla meta vergogna. Che cos'è la meta vergogna? Vergognarsi della propria vergogna. Io sono uno che mi sto vergognando di tutto, mi vergogno che, del fatto che mi vergogno, divento tutto rosso. Oh, povero me, sono diventato tutto rosso, adesso mi vergogno di essere tutto rosso. Lo vedete? E quindi quella persona diventa rosso due volte. È proprio così, la meta vergogna è un fattore che mantiene il disturbo. Gli altri si accorgeranno, rideranno tutti di me. Andiamo avanti. Che farà la persona, ritornando a quello che vi dicevo all'inizio, le condotte di evitamento. Il soggetto eviterà tutto quello che pensa che possa scatenare una situazione di questo tipo. Ecco, per tenere sotto controllo l'ansia si mettono in atto anche dei comportamenti protettivi. Una persona dice, oh povero me, sto sudando. Allora non mi tolgo la giacca perché altrimenti gli altri vedono che sudano. Poi andate avanti voi, suderà il doppio. Guardate che queste cose ci sono. Oggi la trasmissione, vedete, abitualmente dedicata a gravi e pesanti problemi del disagio, ci sta presentando elementi che sono un po'... sul limite, no? Perché sono cose molto diffuse e che non sono un grande disagio, tranne quando diventano una vera patologia. Ma le psicologhe presenti ospiti questa sera ci aiuteranno a capire, poi la testimonianza che sentiremo dopo ci aiuterà a arrivare al punto di questa sera. Cioè, vedete che da situazioni così, che possono partire essendo anche non gravissime, ma che possono essere accompagnate, accettate, elaborate, se non sono prese in tempo, possono peggiorare, fino al punto di cui vi dicevo all'inizio della trasmissione, che una persona, facciamo l'esempio di quello che stavamo dicendo, cerca il meccanismo
del comportamento protettivo, autoprotettivo. Ma poi c'è una persona che dice: no, no, io per parlare in pubblico, per andare sul lavoro a presentare la relazione, bevo. Eccolo lì, avete visto? Da un problema che poteva essere elaborato va a scatenarsi una situazione che può diventare di enorme dipendenza. Vi ho fatto l'esempio di una droga, ma ci sono tante altre sostanze alle quali si fa ricorso per cercare di reggere le situazioni che si ha paura di non riuscire a reggere. In un primo tempo le condotte di evitamento, cioè evitare appunto, la persona cerca di non esserci, però capite che ci sono delle situazioni in cui non puoi non esserci, e di lì quello che vi stavo appena dicendo. Terzo punto, come si fa a capire se si sta soffrendo di fobia sociale oppure se è una cosa un po' normale? Perché vedete, l'ansia anticipatoria, vi ho fatto l'esempio degli esami impegnativi, è per tutti, l'imbarazzo, soprattutto magari se uno si è preparato per dei mesi, preparato bene, dice poi dipende dalla domanda che mi fa, poi sapete, mi ha chiesto l'unica cosa che non sapevo, no? Ecco, solite cose così, però l'imbarazzo, la vergogna, senso di umiliazione e timore di essere giudicati negativamente, timore di vergognarsi, non è forse una cosa comune? Chi di voi non ha mai sofferto di uno di questi problemi? Alzi la mano, vuol dire che ha sofferto di qualcos'altro, per cui non se ne accorgeva, perché fa parte della normalità. Ma invece, che differenza c'è quando c'è veramente la fobia sociale? È che quegli stati emotivi sono così tanto invalidanti che ostacolano il normale svolgimento della vita quotidiana. È questo la differenza, vi dicevo il limite, no? La persona non riesce più a fare una vita normale. E poi, perciò, io credo che sia giunto il momento di fermarmi, eventualmente le nostre ospiti ci faranno poi qualche esempio delle differenze rispetto, la differenza rispetto agli attacchi di panico, rispetto al disturbo d'ansia generalizzato, differente dal disturbo schizoide di personalità. Ecco, queste differenziazioni, se ci sarà tempo, le lascio alle nostre ospiti. Un attimo ancora, il quarto punto, le cause. È importante sapere, ma da dove viene questo? Abbiamo parlato prima del fatto che quando si manifesta, abbiamo detto, da adolescenti, abbiamo detto che ci sono delle situazioni che le hanno preparate. Questo esordio di questa fobia sociale che può avvenire anche in modo improvviso. Ma quali sono perciò le cause? Questo studio ci dice che non esiste una causa unica, ma c'è alcune cause, tre. Innanzitutto una familiarità, fattori genetici. Si manifesta con maggior frequenza nei consanguinei di primo grado. Una persona che ha una mamma o un papà, ma pensate alle mamme, dal momento che si manifesta di più nelle donne, che era già terribilmente ansiosa, che era già una fobica sociale quando il bambino era piccolo, gliel'ha trasmesso. Pensate come bisogna stare attenti e come bisogna stare attenti a, quando i bambini sono piccoli, a ogni più piccolo passo rischia di cadere, di farsi male, no? Tutte queste attenzioni. Ma qual è la differente modo di atteggiarsi, la differente modo di porsi da parte delle mamme? Alcune scatenano, si preoccupano così tanto con l'ansia anticipatoria, prima ancora che il bambino si inciampi e cade, che adesso banalizzo, semplifico, ma è tanto per capirci, che scatenano in quel bambino così tanta paura, perché ogni momento stai attento, non muoverti, non pensate, che a quel punto il bambino diventa quasi incapace e gli trasmette indubbiamente. Questo non è una familiarità di carattere genetico, no? È una trasmissione di carattere più comportamentale, no? Però è importante e sovente accade. Ci sono delle mamme invece che quando il bambino cade e succede qualche cosa di non grave, il bambino guarda la mamma, no? Vedete? Vede come si atteggia. Se si spaventa la mamma, allora il bambino piange. Se la mamma invece lo guarda con un sorriso e lo accompagna a rialzarsi,
dicendo ma no, non è niente, la prossima volta starai più attento, non cadrai più, allora non piange più, no, sapete tutti queste cose. Allora, un altro elemento, le caratteristiche di personalità, e stavamo proprio parlando di questo, sono i fattori ambientali, fattori educativi. Ecco, cosa succede? Cosa succede dopo quando si subiscono questi condizionamenti educativi importanti? Il bambino può, crescendo, diventare o un perfezionista, ipersensibile alle critiche. Guardate un po' dove dobbiamo andare a guardare indietro quando ci troviamo di fronte a situazioni, talvolta basta che ci guardiamo allo specchio, vero? Quando si è o perfezionisti o ipersensibili alle critiche, ipersensibili alle valutazioni negative o al rifiuto, uno dice ma sono fatto così, ma cerca un po' di capire perché sei fatto così, perché altrimenti viviamo una vitaccia invece che sperimentare una vita bella. E chiudo, allora tra i fattori di rischio ambientali le esperienze anche con gli altri bambini, quando ci si è sentiti umiliati, derisi, oppure importanti cambiamenti di vita, e quelle cose uno magari ci passa, apparentemente ci passa sopra, ma pensate cosa succede sapete, adesso si parla tanto di cyberbullismo e anche di bullismo tra ragazzini, tra bambini, nella scuola, che succede della vittima di queste situazioni? Magari apparentemente ci passa sopra, ma poi passati un po' di anni, ecco, perciò, e l'abbiamo visto, ci sono conseguenze, difficoltà scolastiche, difficoltà in ambito lavorativo, difficoltà di parlare in pubblico, evitare impegni, e quindi la persona alla fine non riesce a reggere sul lavoro, soprattutto per chi lavora nella relazione con gli altri, e poi difficoltà affettive ve le potete immaginare, perché quella persona penserà sempre di non essere all'altezza del rapporto con gli altri, e quindi che vita fa? Ecco, mi fermo qui, cari ascoltatori, facciamo una brevissima pausa telefonica, poi diamo il microfono ai nostri ospiti. Vi ricordo, scrivete al 331 7914523, scrivete al 331 7914523, oppure a diretta@radiomater.org. lascio alla regia un brevissimo spazio musicale. Ecco, cari ascoltatori, lascio il microfono alla psicologa dottoressa Francesca Minetti. Grazie Fabrizio, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, innanzitutto vorrei iniziare definendo ciò che significa fobia. Essa, infatti, fobia viene definita, come abbiamo giustamente detto già prima, un timore irrazionale e invincibile per oggetti o specifiche situazioni che nella vita quotidiana e secondo il buon senso non dovrebbero provocare timore. Mentre la fobia sociale, come abbiamo potuto vedere, è proprio un disturbo invalidante. Essa infatti rientra anche a far parte dei disturbi d'ansia. La sua caratteristica principale è appunto la paura marcata e persistente di una sensazione di disagio in una situazione sociale in cui normalmente si è esposti al giudizio di altre persone. Nelle situazioni sociali temute, gli individui con la fobia sociale si
si preoccupano di apparire imbarazzati e soprattutto hanno il timore che gli altri li giudichino ansiosi, più deboli e a volte addirittura proprio un po' stupidi. Ovviamente le persone con la fobia sociale, come abbiamo detto, cercano in tutti i modi di evitare queste situazioni per loro temibili. E sono così costrette, se si trovano costrette a vivere queste situazioni, sopportano il tutto con un carico di disagio molto elevato. Un'altra caratteristica tipica della fobia sociale è appunto la marcata ansia che precede le situazioni temute. E questa ansia si può manifestare anche molto tempo prima dell'avvenire della situazione temuta stessa e porta quindi ad un'autoalimentazione del disturbo ed ad adottare comportamenti di evitamento dove possibile della situazione stessa. Le persone con la fobia sociale però dobbiamo anche ricordare che sono consapevoli che le loro paure sono irragionevoli ed eccessive, ma nonostante ciò non riescono in alcun modo a controllare e arrivando al punto di colpevolizzarsi per il loro comportamento. Però possiamo anche pensare che chiunque di noi nella vita ha provato un senso di imbarazzo, di vergogna o il timore di essere giudicato negativamente. Dobbiamo tenere presente che le persone con la fobia sociale vivono tali stati emotivi proprio come invalidanti e ostacolano quindi il loro normale svolgimento della vita quotidiana. A tale proposito vorrei approfittarne per portarvi un esempio di un nostro ospite che ha fatto il vano tentativo di autocurare il proprio disturbo cercando di alleviare la propria ansia sociale con l'abuso di alcol. Il nostro paziente arriva da noi al CUFRAD con un carico di silenzi e paure. È figlio di un uomo che è spesso fuori casa per lavoro e che nei rari momenti di presenza risulta essere molto severo e direttivo. Il paziente ci racconta di non avere ricordi di scambi di opinioni con il padre, né di aver mai giocato liberamente quando lui era in casa. Racconta anche una forte tensione provata alla presenza del padre. La madre invece era una donna con una depressione che ha sempre cercato di colmare l'assenza del marito più da un punto di vista materialistico che da quello affettivo. Il paziente ci racconta che in casa non si poteva esprimere ciò che si provava e, usando le sue parole, bisognava schiacciare le proprie emozioni. Crescendo ed uscendo dal nucleo familiare, il paziente racconta di aver sempre avuto pochi amici di gioco. Riusciva a stare bene se giocava con un solo bambino alla volta. Nel caso in cui, oltre a lui, ci fossero anche stati soltanto due bambini, iniziava a provare un senso di inadeguatezza e il timore di essere giudicato. La paura del giudizio ha portato quindi l'ha portato ad allontanarsi ed isolarsi, ma contemporaneamente a ricercare una protezione che ha trovato nel suo unico amico, definito tutt'oggi da lui come un fratello. Entrando poi nel mondo del lavoro, ha sempre preferito attività dove c'erano poche persone con cui relazionarsi e nei casi in cui si è trovato a lavorare con gruppi di persone più numerosi, ha trovato difficoltà e ne riferisce un ricordo spiacevole e carico di ansie. Anche nel rapporto di coppia con la moglie riferisce di aver provato un senso di inferiorità, una paura di risultare inferiore rispetto alla media dei mariti. Pensava sempre di far qualcosa in meno. Dopo la separazione ha vissuto una sensazione di completo fallimento che ha alimentato il suo sentirsi inadeguato. Non era riuscito a vivere nemmeno il suo sogno di famiglia, lui riferisce. L'alcol in questo caso è sempre stato presente in maniera costante nella vita del nostro paziente. Infatti
Questo signore ha iniziato ad abusare della sostanza sin da ragazzino, nel terribile ed inutile tentativo di allontanare da sé l'ansia provata per la sua incapacità ad affrontare la vita. Da quando è arrivato da noi qui in comunità, riferisce di aver ritrovato la voglia di mettersi in gioco, soprattutto grazie all'aiuto dei compagni e grazie ad un ambiente dove non si è sentito giudicato ma accettato. Ora si definisce un bambino che vede per la prima volta le cose con occhi diversi e che ha imparato l'importanza e la forza della parola vivere. Grazie. Grazie dottoressa Minetti e lascio la parola alla psicoterapeuta dottoressa Agostino Romina. Buonasera ai radioascoltatori. Partendo proprio dalla testimonianza appena letta dalla collega, vorrei sottolineare come se volessimo trovare una parola di sottofondo a questa storia si potrebbe individuare la parola insicurezza. Insicurezza è quella esperienza provata, prima appunto anche Fabrizio accennava alla timidezza e all'inibizione dei bambini, e quindi alle prime esperienze che i bambini fanno in delle realtà familiari poco attente a quelli che possono essere gli stati emotivi, ma non solo del bambino, proprio costituzionalmente delle proprie persone in sé, nel senso si accennava a madri ansiosi, a padri magari assenti, e quindi figure che nella loro storia non hanno avuto l'esperienza di riconoscimento ed ascolto delle proprie emozioni e di conseguenza fanno fatica a creare una realtà di questo tipo poi nell'ambiente familiare e per i loro bambini. Per cui spesso l'attenzione viene concentrata su aspetti superficiali, su aspetti legati alla figura, all'immagine sociale e non a quello che in realtà in quel momento è l'esperienza emotiva soggettiva. Questo tipo di esperienze quindi vengono mutuate anche dai bambini che lentamente acquisiscono questo stile, no? Di incapacità di lettura di sé e proiezione soprattutto su quello che è l'aspettativa dell'altro nei loro confronti. In questo modo creando una simmetria che nel tempo va poi a creare quelle situazioni come in questo caso stasera della fobia sociale, per cui la difficoltà di portare la propria persona di fronte all'altro deriva dalla propria insicurezza, cioè non posso espormi in quanto troppo insicuro e quindi come dire, potrei rischiare quello che in gergo si potrebbe dire l'attacco dell'altro, perché in fondo il giudizio è poi essere attaccato da qualcun altro. Le esperienze qui al CUFRAD che spesso ritornano parlano proprio di questo, dell'alcol o della sostanza che poi in adolescenza in particolare va a lenire questa difficoltà del mettersi in gioco nel contesto sociale. In fondo i bambini finché sono ancora molto piccoli, a parte il contesto scolastico, non hanno ancora delle reali esperienze di confronto, mentre l'adolescenza, che è questa fase di cambiamento tra l'infanzia e il mondo adulto, li espone inevitabilmente a confrontarsi e quindi a mettersi in gioco. E quindi molti dei nostri pazienti si sono ritrovati a gestire quest'ansia nell'esporsi, nel cercare di trovare delle relazioni sociali più ampie utilizzando l'alcol o le sostanze. Ricostruendo un po' insieme al paziente che abbiamo ospite questa sera, la sua storia, proprio perché la potesse raccontare questa sera, emergeva proprio questo, che a causa di esperienze già molto molto dolorose nell'infanzia, la sua esperienza con le sostanze è iniziata prestissimo, all'età di 8 anni,
e le ragioni vanno proprio ricercate in questa difficoltà di gestire situazioni per lui all'epoca addirittura molto più gravose, quindi assistenza di violenza in famiglia per un bambino molto piccolo, capite bene che non si ha neanche senza un adulto a fianco che possa permettere la rielaborazione di quello che ha visto, di quello che ha vissuto, crea dei gap insuperabili, perché c'è un vissuto emotivo molto molto intenso che però rimane lì e non ha la possibilità di essere espresso. Allo stesso tempo non viene espresso ma viene vissuto, e quindi bisogna trovare un modo per gestirlo, e nel suo caso appunto la sostanza, ecco, lo ha in qualche modo aiutato in questa gestione non sana, ecco. Io darei spazio a Marco. Buonasera, sono Marco e ho 51 anni. La mia storia di dipendenza è iniziata fin da bambino, quando all'età di 8 anni ero da solo in casa e iniziai a bere. Dopo poco iniziai anche a fumare una droga allucinogena con gli amici di allora. Spesso scappavo di casa e mia madre era costretta a farmi cercare dalla polizia. I miei genitori erano separati, io già da bambino assistevo ad episodi di violenza tra i due. Fino a 14 anni sono stato con mia madre in Sudafrica. Lei era un alcolista e io bevevo in collegio. La mia adolescenza è stata turbolenta, usavo sostanze stimolanti e cercavo cattive compagnie. A 15 anni, quindi, mia madre decise che era tempo di tornare in Italia da mio padre, di cui non ricordavo più nulla. Sebbene lui abbia cercato di darmi un'istruzione e un futuro, io ho preso un'altra strada. Infatti, nonostante fosse entrato nell'esercito e avesse buone possibilità di fare carriera, scelse di sposarmi, e questo comportò la fine della mia carriera militare. Da questo matrimonio è nato il mio primo e unico figlio, e la cosa mi riempì, ancora oggi mi riempie di gioia, anche se non lo vedo ormai da 20 anni. Il matrimonio infatti dopo pochi anni finì. Da lì cominciai a avere due vite, carpentiere di giorno e buttafuori di notte. Per reggere i ritmi cominciai a conoscere la cocaina, avevo 24 anni. Quando avevo 27 anni mia mamma morì, mi fece promettere che non avrei più toccato alcol e droghe, ma ormai il giro era troppo ampio, ero diventato un corriere con tutto ciò che ne consegue. La mia vita era ormai al collasso e così affrontai il primo percorso comunitario durato 8 anni. Durante questo percorso ho incontrato quella che sarebbe diventata la mia seconda moglie. Quando entrambi lasciamo la comunità, cominciamo fin da subito a usare la sostanza e l'alcol. Il matrimonio durò 10 anni. Mio padre non approvò mai questa relazione e quindi anche il rapporto con lui subì progressivamente un declino. Nel 2009 morì. E così persi l'unica persona che, nonostante le conflittualità familiari, mi offriva quel sostegno che purtroppo cominciai a apprezzare soltanto dopo la sua assenza. Per cercare di colmare il vuoto e non sentire il dolore per questa perdita, cominciai a utilizzare l'alcol come anestetico fino a toccare il fondo. Tramite il CERT iniziai a assumere Antabusa e Alcover. Da lì a un nuovo percorso comunitario il passo è stato breve, ma nel frattempo anche il mio rapporto con la cocaina era peggiorato e vivevo per strada. Dopo un periodo di ricovero in clinica per disintossicarmi, sono arrivato al CUFRAD, era il 26 settembre 2011. Ho conosciuto operatori che mi hanno aiutato a superare le grandi difficoltà legate al craving e la disintossicazione psicologica dalle sostanze. Ho dovuto fare i conti anche con la mia impulsività, mi bastavano anche piccole incomprensioni per scatenare la mia aggressività. Nel tempo, grazie al lavoro con gli operatori, ho lentamente imparato a conoscere meglio me stesso e anche questi meccanismi, arricchendomi dal confronto con l'altro, ben diverso dallo scontro. Oggi mi sento cambiato nel mio atteggiamento, verso la vita, verso gli altri, oltre che verso la mia persona. L'esperienza di essere ascoltato e accompagnato nel mio percorso personale mi ha insegnato ad ascoltarmi e quindi fare più attenzione ai miei bisogni e alle mie fragilità.
Anche qui sono inciampato, ho fatto degli errori, ma grazie agli operatori ho potuto imparare anche a rialzarmi, a rimboccarmi le maniche affrontando i problemi con strategie nuove, contando sulle mie forze e sull'aiuto degli altri. Ho imparato a chiedere aiuto, anziché chiudermi nel mio mondo ricercando soltanto di anestetizzarmi con le medicine. Per concludere, voglio dire a chi mi sta ascoltando, se hai problemi come li ho avuto io, se la mia storia somiglia alla tua, rivolgiti al CERT, non avere paura di chiedere aiuto, perché saperlo fare cambia la vita. Grazie. Grazie Marco di questa testimonianza che penso per tutti quelli che hanno ascoltato fa osservare proprio come dalle situazioni originali e originanti, i problemi, le difficoltà anche da piccoli, se non si ha l'opportunità di essere accompagnati a rielaborare che cosa succede, si rischia di andare da una situazione all'altra senza più freno. E cari ascoltatori, è tempo per i vostri interventi telefonici, vi ricordo il numero della diretta di Radio Mater, 031 64 60 00. La psicoterapeuta dottoressa Romina Agostino e la psicologa dottoressa Francesca Minetti sono qui per voi per rispondere alle vostre telefonate, le vostre domande e ascoltare le vostre testimonianze, i vostri interventi. Vi ricordo per scrivere i vostri messaggi 331 79 14 523, per i vostri messaggi col vostro cellulare 331 791 4523, oppure col vostro computer diretta @radiomater.org. Nell'attesa delle vostre telefonate vi ricordo che potete contattare gli psicologi del CUFRAD tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, telefonando alla sede centrale al numero 0172 55294. Potete anche scrivere, sono tante le persone che scrivono, se potete con le email è più veloce per potervi rispondere, all'indirizzo info@cufrad.it. Ma tutti coloro che non possono utilizzare il computer, tanti ci scrivono anche dal carcere, allora l'indirizzo della sede centrale è CUFRAD Sommariva del Bosco, provincia di Cuneo, codice di avviamento postale 12048. Ecco, allora ascoltiamo le vostre telefonate 031 64 60 00. Lascio alla regia di mettere uno spazio musicale e passare le vostre telefonate. È arrivato un messaggio che dice le seguenti cose: condividere un dolore ne dimezza il peso, condividere una gioia ne raddoppia l'intima felicità.
E quindi è proprio così, si capisce. Però chiedo alle nostre ospiti, nell'attesa delle vostre telefonate, cari amici 031-646-000, di commentare questa frase, così, soprattutto collocandola all'interno di quello che ci siamo detti oggi rispetto all'esperienza di fatica. Sì, rispetto anche appunto all'esperienza che viviamo tutti i giorni, ci capita spesso e soprattutto all'inizio dei percorsi di avere pazienti decisamente, mi viene il termine, diffidenti, nel senso che non hanno proprio la conoscenza del condividere quello che è stata una loro esperienza dolorosa o anche solo condividere quello che è lo stato d'animo di quel momento, perché non ne hanno mai fatto esperienza. E soltanto dopo un faticoso lavoro di affiancamento e di educazione rispetto a questo tipo di modalità per affrontare le difficoltà che si incontrano nel quotidiano, si riesce poi, insomma, ad aiutarli a questa nuova modalità. Grazie, ascoltiamo la telefonata di Maria che ci telefona da Messina. Buonasera. Buonasera. Io chiamo perché è da poco che mi sono collegato, ho sentito che parlavate di problemi di alcolismo. E, in famiglia ho un cognato che ha questo problema. Però ecco, io volevo sapere come si fa ad aiutarli. Vedo mia sorella che cerca di convincerla a rivolgersi a un medico, a un psicologo, qualcuno, ma lui non vuole andarci. E questo problema, comunque, è un problema che fa soffrire loro come famiglia, come coppia soprattutto. Io quando parlo con lei, cioè, sto male, ma cerco di consigliarle di parlare con dolcezza, di cercare di convincerlo con dolcezza al marito. Anche se lei, l'istinto è quello di essere un po' più aggressiva, più arrabbiata, perché magari pensa che lui non vuole essere aiutato. Io credo che invece lui, forse nel suo intimo, lo vorrebbe l'aiuto, ma questo è un problema talmente difficile da riconoscere, da accettare, che è difficile intraprendere la strada giusta. Ecco, come si fa? Voi come centro avete soltanto il vostro punto principale lì, non so, vicino a Cuneo, ma in altri posti d'Italia come si può regolare? Oppure si può anche telefonare a voi per avere un consiglio, per avere una strada, un'indicazione su come cercare di approcciare il problema, per trovare una soluzione? Perché comunque oltre a quello si accumulano anche altri problemi di salute e la cosa va peggiorando. Quindi ecco, come ci si può aiutare? Io penso che non bisogna lasciarle sole le persone, per questo con mia sorella cerco di parlare, di dare qualche consiglio, ma sono ignorante in materia, sono quello che magari dico io può essere che non va bene, non so, voi come medici cosa proponete? Sì signora, ascolti per radio, adesso le risponde la dottoressa Agostino. Buonasera signora, io credo che l'intervento che lei sta provando a fare sia sicuramente già un buon intervento, nel senso che sta cercando di offrire almeno l'aiuto a sua sorella. Se non ho capito male, però, perché non si capiva molto bene il collegamento, mi pare di capire che forse anche sua sorella non ammette chiaramente che c'è un problema, quindi probabilmente, visto che questo canale tra lei e sua sorella è ancora aperto, forse il primo passo è proprio quello di riuscire ad accompagnare sua sorella a riconoscere quello del marito come un problema dal quale non può uscirne da solo né il marito, ma neanche solo con l'aiuto di sua sorella e quindi di sua moglie.
continui sicuramente a stare vicino a sua sorella finché non si senta da sola e perché possa continuare a sperimentare questa sensazione di aiuto, ma cerchi il più possibile di avvicinare la sorella a figure professionali sul territorio che poi eventualmente possono prendere contatti sia eventualmente con il nostro centro, perché tanto collaboriamo con tutta Italia, o anche con altri centri più vicini, ecco. Però sicuramente da soli diventa veramente impossibile, ecco, questo sicuramente. Ecco, chiedo se ci sono altre telefonate in arrivo, 031-64-6000, se c'è già qualche telefonata in attesa possiamo accoglierla, in caso contrario ci avviamo verso la conclusione, proprio in funzione di quello che ci veniva ricordato dall'ultima telefonata e da quello che spiegava la psicoterapeuta dottoressa Agostino. Il riconoscere, accorgersi di avere il problema è già un punto avanti. Per questo ci sono tante situazioni nelle quali si può provare a cercare aiuto attraverso anche gruppi di automutuo aiuto, ma lo vediamo oramai nella esperienza di 32 anni di servizi a favore delle persone con problemi di dipendenza da alcol e altre dipendenze patologiche. Ci sono delle situazioni, delle difficoltà proprio talmente importanti per le quali non tutti possono riuscire a gestire quel rapporto di fiducia di cui parlava la dottoressa Agostino prima, cioè una compliance terapeutica, accordare così tanta fiducia a chi vuole aiutare al punto da avere la volontà, capite? La volontà così forte da smettere o da non ricaderci. Perché non è che la persona non creda a quello che gli si dice, è che non ce la fa. Perché tante persone credono a quello che gli si dice, dicono sì, è vero, hai ragione, ma non ce la faccio. E questa è un'esperienza di dolore proprio di cui abbiamo parlato oggi, abbiamo sentito anche nella testimonianza. E più una persona vede il proprio fallimento, più va giù. È per questo motivo che esistono i centri come il CUFRAD e altre strutture specializzate per questo, proprio per accompagnare la persona a passare dalla diffidenza alla fiducia, no? Dal momento nel quale una persona, così chiudiamo, decide di dire ecco, mi sento sufficientemente sostenuto e protetto per fare lo scatto di fiducia, e questo che è importante. A quel punto poi arriva all'equilibrio, e arrivato all'equilibrio poi ha solo da rinforzarsi. Termino qui, grazie per essere stati con noi, il prossimo incontro con il CUFRAD sarà previsto per giovedì prossimo, 5 giugno, sempre alle 17.30. Grazie per essere stati con noi e col canto finale restituisco la linea alla regia centrale. Io sogno che l'amore del Signore venga rivelato a tutti gli uomini. L'amore del Signore venga rivelato a tutti gli uomini. Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Testimoni del Cielo, rubrica sul disagio, in diretta dal CUFRAD di Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo. Prossimo appuntamento giovedì 5 giugno, sempre alle ore 17.30. Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa
e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia. Toscana oggi, il settore.